Fortezza di Arezzo, facciamola vivere, martedì prossimo alle 17 la sala della giostra del Saracino, un tema questo sul quale è calato un po' di silenzio, diciamo. Sì, infatti il motivo è questo dell'iniziativa, che da un anno chiaramente i lavori finali erano pochissimi, vanno molto a rilento, però più che altro è stata interrotta una discussione che invece va fatta in città, perché c'è un piano ovviamente strategico di utilizzo, ma può essere appunto aggiornato e rilanciato con il concorso di tante realtà, di tante associazioni del territorio. Quindi è giusto un confronto che deve continuare, perché con il recupero della fortezza e con il recupero del Palazzo di Fraternita, due oggetti, due beni storici di grande valore per la nostra città, c'è veramente l'opportunità di un forte rilancio turistico. Ci sarà anche l'assessore Comanducci, Silvia Vilucchi, Susanna Buricchi. Esatto, su tutti i soggetti che ovviamente hanno in qualche modo veramente qualcosa da dire su questo, e quindi anche l'amministrazione nuova dovrà dire come intende impegnarsi. L'iniziativa parte da un gruppo Facebook che già esisteva, che in questi anni ha lavorato molto proprio per anche la promozione delle visite guidate, e questa interruzione delle visite guidate dal settembre scorso insomma, in effetti ha un po' allentato questo rapporto con la città, con le scuole. Oggi è l'opportunità veramente, poi anche l'imminenza di fatto anche dell'apertura, insomma, ecco, c'è l'opportunità di farne veramente un punto nevralgico per una strategia anche sul turismo.